Allora, tra le attività dell'unità operativa, anche se non sono chirurgiche, quella una che assume particolare rilievo è quella dello screening audiologico neonatale. Lo screening audiologico neonatale serve a fare una diagnosi precoce di sordità nei bambini, nei neonati. Questo è importantissimo perché quanto prima avviene la diagnosi di sordità, tanto più precoci saranno gli interventi volti appunto a eliminare o a mettere eventuali protesi o fare interventi per cercare di recuperare la capacità uditiva e quindi recuperando la capacità uditiva o provvedendo con protesi, con ausili a far sì che il bambino senta, evitiamo disturbi poi del linguaggio, perché il bambino che non sente sarà un bambino che non parla. Noi facciamo lo screening audiologico neonatale universale, quindi a tutti i bambini che nascono all'ospedale di Termini già sin dal 2000. Questa attività ci ha consentito di diagnosticare diversi casi di sordità che si sarebbero manifestati poi ad età in cui già il linguaggio è parzialmente compromesso. E poi l'ospedale, il nostro centro di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Termini è anche centro di secondo livello per le indagini diciamo di secondo livello, dello screening di secondo livello, cioè quando gli altri presidi dell'ASPE evidenziano allo screening bambini che sono probabilmente sordi, noi facciamo lo studio dei potenziali evocati uditivi che danno l'eventuale conferma della diagnosi. Questo è un percorso che noi facciamo da tanto tempo e che, ripeto, ci ha consentito di identificare parecchi bambini sordi dalla nascita che senza questo avrebbero avuto poi problemi di linguaggio.